Ma come promesso prima della pausa pubblicitaria, e lo ringraziamo di cuore perché sicuramente per noi è un piacere, prima di tutto per il valore della persona che metto davanti a tutto, oltre visto che non lo scopriamo noi come dirigente e non ci permettiamo neanche di valutarlo da questo punto di vista, il direttore sportivo del Novara, Pasquale Sensibile, che ringraziamo e diamo il benvenuto a questa diretta punto a punto. Buongiorno Pasquale. Buongiorno a tutti voi e grazie per le belle parole, Marco. Buongiorno direttore. Lo sa che sono sentite, non sono, come dire, assolutamente, piaggeria. Assolutamente. Innanzitutto grazie, non so se l'abbiamo distratta ai suoi affetti oppure lavora anche oggi e sta seguendo qualche partita. No, una via di mezzo. Una via di mezzo. Noi abbiamo sentito, com'è consuetudine, lo stiamo imparando tutti, questa sicumera anche dopo quello che è successo ieri sul piano dei probabili infortuni, delle assenze che sicuramente peseranno nella gara di martedì. Per cui, al di là di queste certezze che oramai alimentano un campionato al di fuori di ogni sospetto, e l'abbiamo visto anche ieri, e dopo ne parleremo, ma indubbiamente farebbe anche comodo in questo momento evitare questa partita. Sì, no, io ho letto una battuta velocemente su un quotidiano stamattina, una battuta del mister, ma conoscendo il mister, che è una persona molto concreta e pragmatica, credo che si tratti veramente di una battuta. Il calendario prevede Chievo-Novara, il calendario prevede che si disputino delle partite, e la disputa delle partite purtroppo implica qualche infortunio e qualche defezione. Il Novara ha un organico di 26 giocatori che stanno continuamente dimostrando e ricordando a chi se ne dimentichi di tanto in tanto che sono tutti di assoluto valore, quindi ripeto, da parte mia nessun tipo di considerazione. Se si dovesse giocare andremo a Verona molto sereni a onorare l'impegno e la maglia. Direttore, con la solita eleganza che la contraddistingue, ma nei concetti chiari, le dichiarazioni postume di ieri sul presunto, tra virgolette, oggetto misterioso Emmanuel Gigliotti, l'hanno vista tirare fuori qualche sassolino. Che cosa non le è piaciuto di più di quello che ha sentito in queste settimane nel merito? No Marco, io non ho tirato fuori nessun sassolino. Io ho la sensazione che su Gigliotti ogni cosa che succeda debba essere un caso, e non necessariamente in positivo o in negativo. Io credo che Emmanuel Gigliotti è stata una scelta del Novara Calcio, una scelta che ha comportato un investimento, e da quando è iniziata la stagione, tant'è che io a inizio stagione avevo detto, a scanso di equivoci, per tranquillizzare tutti, avevo detto: ancora prima che si inizi, se Emmanuel Gigliotti si rivederà una scelta sbagliata sarà merito di tutti, se sarà giusta sarà merito di tutti, se sarà una scelta sbagliata sarà colpa mia. Ma questo non per fare l'eroe, perché credo che chi fa il mio mestiere debba avere le spalle larghe, debba avere il coraggio di fare delle scelte. Allora, così quando vedevo che attorno a Gigliotti in tribuna per scelta tecnica si percepiva più o meno velatamente un'area di allarmismo, oddio, scoppia il caso Gigliotti, ma come mai Gigliotti, ma è costato 1 milione, ma di qua, ma di là, così 1.800.000 euro, quando si dicevano, ogni tanto si danno i numeri in tutti i sensi, così mi è sembrata un'eccessiva euforia ieri sera al gol di Emmanuel. Emmanuel Gigliotti, al pari di Coubron, di Evola, di Drascek, di Sciala, di Geller, di Jimmy Fontana, è uno dei 26 componenti la rosa del Novara Calcio, che ha lavorato seriamente come tutti gli altri 25, che per scelta tecnica al momento aveva disputato 33 minuti in 6 gare, ma la scelta tecnica di non far giocare Gigliotti ha lo stesso valore delle scelte tecniche che hanno portato il Novara ad essere primo in classifica. Quindi la gestione degli umori, degli stati d'animo dei ragazzi compete a me, ad Attilio Tesser, ma non capisco tutti questi eccessi intorno a questo ragazzo. Così come mi preme chiarire che il fatto che Gigliotti sia stata una mia scelta, che insomma io sono l'uomo che ha chiesto alla famiglia De Salvo di poter chiudere questa operazione, che nessuno si permette di pensare che io abbia un piacere particolare di vedere Gigliotti dentro al campo, perché Attilio Tesser ve lo potrà confermare, io so fare il mio lavoro nella misura in cui non ho mai inciso nelle scelte di Attilio, quindi prova ne sia che Gigliotti non aveva giocato mai praticamente. Quindi mi sono voluto preoccupare di chiarire questo concetto a qualcuno. Gigliotti ieri ha fatto gol, ma quello che mi interessa è che il Novara abbia meritatamente pareggiato, punto.
È stato chiarissimo e credo che queste parole abbiano aiutato a capire anche noi un po' meglio che cosa intendeva ieri Pasquale Sensibile. Indubbiamente c'è da dire una cosa, che la società, per il suo tramite tecnico, e cioè il direttore sportivo Pasquale Sensibile, valutano questo giocatore in prospettiva come un investimento. Quindi ci aspettiamo sicuramente. Assolutamente, così come penso che il gol di ieri non abbia improvvisamente consacrato Gigliocchi all'attenzione di tutti. Il gol di ieri è tutto uno strumento per portare a casa un punto fondamentale, perché la squadra va sempre messa davanti a tutto. Seconda cosa, a livello personale, è un premio a questo ragazzo che a 10.000 km da casa, a 23 anni, senza saper parlare una parola di italiano, che ha dovuto iniziare ad allenarsi e arrivo a dire anche ad alimentarsi a livello di abitudini di vita, ha dovuto fare tutto da solo, con l'assistenza del club, con dei compagni meravigliosi. È un premio sicuramente a questo ragazzo che ha fatto tanta fatica. Ma Gigliotti da domani mattina da stamattina ha continuato, ha ulteriormente aumentato il suo livello di attenzione, perché è un ragazzo serio, e quindi sarà il tempo a dire se la mia scelta è stata giusta o sbagliata. Chiaro. Ribadisco, se sarà stata giusta sarà merito di tutti. Se sarà stata sbagliata sarà solo responsabilità mia. Io accanto a me Daniele Faranna, noi abbiamo commentato e ricommentato il gol di ieri. Ci vuole far credere che almeno sul gol di ieri non è saltato dalla poltrona, direttore? No, ho dei testimoni oculari, sono rimasti a Poi ce lo spiega, ci deve aiutare, perché io ho spaventato mio figlio ieri. Ma mamma papà sta male. Sono arrivati tanti sms anche al sottoscritto di persone che da Parma, piuttosto che da Bari, piuttosto che da Palermo, hanno esultato davanti al televisore. Sì. Evidentemente il Novara sta contagiando tante persone a tutte le latitudini. Ma lei, un gol così bello, oggettivamente non l'avessimo fatto noi direi la stessa cosa, ma se lo ricordo, perché io a memoria veramente neanche il Brasile siete, di Pelé. Siete liberi di non crederci, siete liberi di non crederci, ecco, è l'azione che, l'azione. Che mi ha veramente colpito, ma solo quando l'ho rivista in TV, perché in presa diretta, quindi nel momento in cui tutto succedeva, devo essere sincero, non avevo memorizzato la bellezza dei vari gesti tecnici, a partire dal passaggio di Porcari, che mi ha ricordato molto quello di San Siro, sì, vero. Su cui Pablo Gonzalez con una finta di corpo sbilanciò il difensore e calciò meravigliosamente all'incrocio dei pali. Direttore, stiamo parlando di Gigliotti, ma piccola nota così, vogliamo parlare di questo scavone? Per Manuel vale lo stesso discorso. Per Manuel abbiamo fatto un'operazione l'anno scorso, ricordo era il 4 febbraio, quando 4 giorni dopo la data dalla quale il regolamento permetteva di proporre un contratto a un giocatore in scadenza di contratto, appunto, e abbiamo fatto un'operazione in tempi non sospetti, lo seguivamo, lo conoscevamo, i miei collaboratori sono sempre molto preziosi nel darmi le informazioni, perché sanno come le vogliono, sanno quanto minuziosamente devono informarsi prima di fare una proposta al sottoscritto, e non solo sull'aspetto tecnico. Oggi ci troviamo con un ragazzo dell'87 che, ahimè, a causa dell'infortunio di Simone Motta, ma questo ahimè lo mettiamo fra virgolette, perché insomma avremmo fatto volentieri a meno dell'infortunio di Simone, ma questo infortunio ci ha dato l'opportunità di capire che Manuel Scavone ha delle caratteristiche importanti per i corsi. Anche qui siamo di fronte a un giocatore che dal punto di vista intellettuale è sopra il livello medio, e quindi Manuel non si accontenta, ma semmai diventa sempre più smanioso di migliorarsi. Certo. Quindi in questo senso il Novara è al sicuro. Aveva bisogno anche lui di giocare un po' per prendere coscienza di tutto questo. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo. Aspettiamo naturalmente di rendere eventualmente più chiara questa situazione di martedì, ma siamo rasserenati e sicuri che chiunque giocherà farà il suo e lo farà molto bene come sempre. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata.